Un saluto da Todi, una città medievale, una città bellissima. Io sono Antonino Ruggiano, il sindaco, siamo qui ospitando la città di San Gemini per la prima di quattro appuntamenti straordinari in cui godremo delle cucine e dei sapori di slow food con i vini internazionali ma anche locali, con le nostre cantine e con l'organizzazione di Cramps, con Alviero Bernardini che è una persona straordinaria che sta organizzando questa cosa connubio tra cibo e musica, con artisti internazionali che stanno allietando le nostre serate. Un mondo bellissimo da scoprire, un modo per invitare i cittadini di Todi, ma anche i cittadini del mondo, a venire a visitare una terra straordinaria come l'Umbria. Quest'anno l'esperimento accoglie anche città che vanno al di fuori dell'Umbria e quindi la possibilità di esporre i nostri prodotti nelle varie regioni d'Italia, cercando di essere internazionali, cercando di dare il massimo di quello che si può, sempre nella convinzione che noi abbiamo in mano il tesoro del turismo mondiale. L'Umbria è straordinaria e cercheremo di far venire più gente possibile. Allora, questo nuovo progetto di Simona Bencini e l'MG Quartet è fondamentale, questo perché mi sono approcciata al jazz per la prima volta, soprattutto grazie a questi musicisti che hanno fatto con me questo disco. È fondamentale per me l'incontro umano e artistico con Mario Rosini al pianoforte, Mimmo Campanale alla batteria, Gaetano Partipilo al sax e Giuseppe Bassi al contrabbasso. Questo perché il jazz non è stato, diciamo così, per tutto questo tempo, durante la mia carriera, un linguaggio che frequentavo. Invece grazie a questi musicisti sono approdata, e comunque è un viaggio che sto facendo tutt'oggi, a questo jazz contaminato con la world music. Un progetto che doveva essere sostanzialmente live, cioè noi avevamo messo su vari standard appunto tratti dal repertorio classico più tradizionale, quindi tipo The Man I Love, You Don't Know What Love Is, riarrangiati in chiave comunque originale, e poi da lì abbiamo scritto dei brani anche nostri, e tutte le volte che ci trovavamo a provare registravamo in studio subito in session velocissime tutte le cose che avevamo creato, e quindi alla fine nell'arco di un anno, fra concerti, fra registrazioni, ci siamo ritrovati in mano un materiale che era effettivamente, poteva essere un disco. E il fatto che io me lo ascoltassi così spesso a casa, che non è una cosa che faccio spesso con le mie cose, è stato assolutamente un buon segnale. Allora ho contattato un po' di etichette indipendenti che potevano essere interessate a pubblicarlo, e abbiamo incontrato Gegè, l'amico Gegè Telesforo, che non vedevo da tanto tempo. Lui non mi sentiva da tanto tempo, mi conosceva ovviamente come cantante di Rotta su Cuba e varie altre mie trasformazioni camaleontiche, però questa nuova versione della Bencini gli è essere piaciuta parecchio, quindi mi ha chiamato: Simo, ma che bella questa tua nuova cosa che stai facendo, e quindi ci ha aperto la porta alla sua etichetta indipendente, la Groove Master, e ci ha, diciamo, stampato l'album, e quindi a questo punto siamo in giro a farlo ascoltare. Quindi questa sera a Todi avremo modo di ascoltare tutto l'album, faremo ascoltare esattamente quello che è l'album, anche perché l'album ha veramente un'impronta live, perché è proprio nato live, cioè quindi faremo esattamente quello che è l'anima di questo disco, in più qualche cosa che è ovviamente per così, anche per divertirci, perché era un contatto col pubblico, c'è un brano, diciamo, un po' più, lo chiamo Casciarone perché è carino, si coinvolge un po' la gente, e anche uno strumentale inedito che i ragazzi hanno scritto neanche qualche giorno fa, e lo proviamo direttamente col pubblico, proprio il last minute gig, non a caso appunto, e da qui nasce il nome dell'LMG Quartet, proprio perché alla fine l'improvvisazione è alla base del jazz, quindi insomma era un nome carino per rendere l'idea anche di
insomma, di una delle caratteristiche fondamentali del jazz. Quindi a Todi sono felicissima, insomma, di poter finalmente frequentare delle rassegne di grande livello e di qualità musicale, e mi fa piacere, insomma, che la gente sia incuriosita anche magari di vedermi in questa veste. Spero non soltanto incuriosita, ma spero che gradisca e mi veda credibile, diciamo così, in questa mia nuova veste, in questa matrice jazzistica. Me lo auguro tanto, e spero che questa sarà la strada per il mio futuro, speriamo.